Ci raccontano i momenti salienti del trasferimento della Camera dei Deputati dalla sede di Palazzo Vecchio a Firenze. Stati la scelta cadde su Palazzo Montecitorio per la presenza di un cortile di forma all'epoca semicircolare del 18 marzo 1871. L'ufficio di presidenza approva il progetto. In realtà nel mese di febbraio era stata già approvata la legge che sanciva il trasferimento entro giugno del governo a Roma e quindi come si vede dal processo verbale che è esposto il presidente da uno dei segretari, quindi, ma da tutti i deputati che assistettero a quella prima storica seduta. 1871. 28 quindi. Novembre 1871, perché il 27 era stata soltanto la seduta in generale. Dottoressa Panceva, grazie mille. Qui per celebrare l'anniversario dantesco abbiamo esposto le opere della biblioteca che sono più legate alla storia della, della Camera e al processo di unificazione. E il volume fu poi donato da lui a un suo caro amico, l'abate Gian Giuseppe Bollino, che era bibliotecario a Torino e corrispondente anche di Silvio Pellico. E Bollino lo offrì in dono alla Camera dei Deputati nel 1862. Ha ingresso in aula il Presidente della Repubblica. Signor Presidente della Repubblica, signora Presidente del Senato, rappresentanti del Governo, sindaci e presidenti dei consigli comunali, colleghi e colleghe parlamentari, autorità. Desidero anzitutto ringraziare il Presidente Mattarella per la disponibilità a partecipare a questa cerimonia e do il benvenuto agli oltre 200 studenti presenti qui oggi. Attendevamo impazienti il vostro ritorno a Montecitorio e sono particolarmente felice che questo coincida con la celebrazione di due ricorrenze fondamentali per la storia e l'identità del nostro Paese. Il 150° anniversario della prima seduta del Parlamento italiano a Palazzo Montecitorio e il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri. Celebrazioni che abbiamo voluto legare alla ripresa questo pomeriggio di Montecitorio porte aperte dopo quasi due anni di sospensione imposti dalla pandemia. Il 27 novembre 1871, nell'aula allestita in pochi mesi dall'ingegner Comotto, si aprì con il discorso della corona la prima sessione parlamentare della nuova capitale.